Rappresentiamo la città di Catanzaro, quella vera, quella lontana dalle logiche dei favori, della clientela, delle ambizioni personali. E quanto espresso durante il sit-in organizzato dinanzi al Palazzo del Comune dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, con la partecipazione del coordinamento provinciale. Gli scandali pericolosi e umilianti emersi negli ultimi giorni in seguito alle indagini della Digos, riporta una nota del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, hanno offeso ancora una volta una comunità il cui buon nome non deve essere più infangato dalle azioni di coloro che avrebbero dovuto incarnare un esempio per la cittadinanza e che invece hanno reso la stessa ridicola e piccola su scala nazionale. Questo modo di amministrare la cosa pubblica della città, contornato da malaffare, favoritismi, arroganza, annientamento del merito, non può pesare sulla gente onesta ed è necessario che coloro che risultino coinvolti si assumano le proprie responsabilità e si allontanino definitivamente dalla vita politica. Noi di Fratelli d'Italia saremo al più presto presenti nelle piazze per presentare il nostro documento e per chiedere appoggio. Il nostro desiderio di vederlo attuato risponde ad un'unica logica: riportare ordine e pulizia nella vita politica di questa città. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, si pone veramente contro questa situazione che è veramente vergognosa, tant'è che noi ci siamo sentiti in dovere di venire oggi a manifestare qui il nostro dissenso per i fatti accaduti, perché noi ci vergogniamo sia come giovani che si affacciano al mondo della politica, sia come cittadini catanzaresi e sia come giovani che si affacciano anche al mondo del lavoro, perché giustamente trovare una città che è investita da queste situazioni, da favoritismi, da clientelismo e quant'altro, ci dispiace, ci deprime. Ecco, come avete reagito voi di Fratelli d'Italia a tutto ciò che è successo? A noi, devo dire la verità, con molta franchezza siamo felici che siano emerse queste situazioni, perché è giusto che i cittadini sappiano, è giusto che i cittadini si rendano conto di quanto marciume ci sia dietro al Palazzo Comunale. Le prossime iniziative di Fratelli d'Italia quali saranno? Come vi porrete rispetto alle forze politiche attuali? Noi abbiamo deciso di viaggiare per conto nostro, in modo tale da non entrare in queste situazioni. Saremo soli e saremo pronti ad ascoltare sempre la voce del popolo. Siamo totalmente in dissesto e sarebbe giusto andare a votare subito, immediatamente.